Ci sono voluti anni anche di aspri contenziosi, ma dal 1 novembre l'obiettivo del gestore unico del trasporto pubblico locale in Toscana sarà finalmente centrato. Non c'è un precedente di un lotto unico regionale di questa portata e di questa importanza in Italia. Il gestore Autolinee Toscane promette una rivoluzione che punta però a essere dolce. All'inizio l'obiettivo sarà infatti semplicemente la continuità del servizio senza scossoni nelle fasi di un subentro comunque non facile. Presto però, passo dopo passo, arriveranno le migliorie, a cominciare da mezzi nuovi, meno inquinanti e da un servizio più omogeneo in tutta la regione. Alla presentazione di questa nuova vita del trasporto pubblico locale in Toscana, soddisfazione è stata espressa dal presidente Eugenio Giani e dall'assessore ai trasporti Stefano Baccelli. È una rivoluzione, significa 2668 bus, quindi significa muoversi nell'organizzazione di una impresa che poi svolge un fine sociale, perché nulla più del trasporto pubblico ha questa finalità. Ci sarà un po' d'adattamento, ma è evidente che porterà a un miglioramento del servizio, perché è più armonico sul piano regionale, porterà sicuramente a un numero maggiore di corse, perché la razionalità poi porta a rendere più corse. È una evoluzione unica nel panorama toscano, mai si era realizzato un lotto unico regionale. E le prospettive sono intanto ovviamente di continuità, perché c'è un percorso da proseguire, e poi di tanti tanti investimenti, dai 2100 nuovi autobus che in prospettiva saranno anche con sistemi di alimentazione molto molto migliori da un punto di vista ambientale.